Nel 1942, il feldmaresciallo Erwin Rommel, la volpe del deserto, porta la guerra lampo in Egitto. A sbarrargli la strada per il Cairo c'è solo l'ottava armata britannica. Il generale Bernard Montgomery deve resistere tra le dune del deserto. Oggi, immagini recentemente colorate ci porteranno nel cuore dell'azione. Temperatura insopportabile, tempeste di sabbia e nugoli di mosche creano condizioni ambientali estreme. Gli assi tedeschi dominano i cieli, ma la flotta britannica controlla il mare. La battaglia di El Alamein deciderà il destino del Nord Africa. Il tenente inglese Robert Millward registra il suo atterraggio nella capitale egiziana, il Cairo. L'Europa è sull'orlo della guerra, ma a 3.000 chilometri da Londra, Millward ha tempo per fare il turista. Le piramidi di Giza sono in cima alla sua lista. Millward risparmia buona parte della pellicola per la piramide di Cheope, l'ultima tra le sette meraviglie del mondo antico ancora in piedi. Ma non è qui in vacanza. Sta raccogliendo nuovi bombardieri Bristol Blenheim destinati alle prime linee del conflitto imminente. Gli inglesi controllano l'Egitto sin dalla fine dell'Ottocento. Lo hanno difeso dall'impero ottomano durante la Prima Guerra Mondiale e si preparano a difenderlo da tedeschi e italiani durante la Seconda. Il gioiello del paese africano è il canale di Suez. Il canale di Suez è fondamentale per l'impero britannico. È il collegamento tra la Gran Bretagna e le grandi colonie asiatiche che la sostentano. Navi che trasportano petrolio dall'Iran, cibo dall'India o truppe dall'Australia usano il canale come scorciatoia tra l'Oceano Indiano e il Mediterraneo. Risparmiano così due settimane di viaggio intorno all'Africa. È il sogno proibito di ogni ambiziosa potenza imperialista. Nella città tedesca di Monaco, Adolf Hitler riceve il duce d'Italia, Benito Mussolini. I due dittatori hanno stretto un'alleanza militare chiamata Asse. Nelle prime fasi della guerra, Hitler ottiene grandi successi in Europa. Ma Mussolini è frustrato dalla limitatezza del contributo italiano. Per il fascismo la crescita dell'impero è un'essenziale manifestazione di vitalità e la sua mancanza un segno di decadenza. Il grandioso sogno di Mussolini è di ricostruire il suo paese a immagine dell'impero romano. L'Italia possiede già colonie in Africa e Mussolini vuole collegarle per creare un vero e proprio impero in quella parte del mondo. Duce ordina l'invasione dell'Egitto. È un disastro. L'esercito fascista non è all'altezza della Wehrmacht di Hitler. Buona parte del suo equipaggiamento è vecchio e non adeguato. Invece del blitz, si affida a una strategia statica e un lento avanzamento. Gli appena 30.000 soldati britannici respingono i 150.000 italiani fino alla Libia. È stata una passeggiata. Ho visto migliaia di prigionieri italiani felici che la guerra fosse finita. Un fallimento italiano in Africa renderebbe vulnerabili i confini meridionali del Terzo Reich. Hitler è allarmato dal volgere degli eventi. Gli inglesi saranno liberi di usare una dozzina di divisioni. Dobbiamo impedirlo a ogni costo. Dobbiamo dare efficace supporto all'alleato in Nord Africa. Le truppe della propaganda nazista celebrano l'arrivo dei nuovi Afrika Korps nella capitale libica, Tripoli. Sono le prime forze tedesche ad arrivare così a sud. Ma
ma si dichiarano pronte ai 46 gradi del deserto. I soldati indossano nuove uniformi verde oliva, tessute in cotone leggero invece che di lana e corredate di un elmetto a tese larghe contro il sole. I Panzer III rischiano di trasformarsi in forni ambulanti, quindi vengono equipaggiati di nuovi sistemi di raffreddamento. Sbarcano sotto gli occhi del loro nuovo comandante, l'anticonformista generale Erwin Rommel. Il generale Rommel è il comandante preferito di Hitler. Ha tutto quello che il Führer vuole: audacia, imprevedibilità, velocità. Viene inviato in Nord Africa solo per supportare gli alleati italiani. Ma come il mondo sta per scoprire, è difficile porre un limite alle aspirazioni di Rommel. 650 chilometri a est di Tripoli, gli Afrika Korps passano sotto l'Arco dei Fileni. Questo monumento alto 30 metri sovrasta l'unica strada che congiunge Tripoli al Cairo. È stato voluto dal fascismo con l'intento di evocare l'immaginario imperiale. L'iscrizione recita: «O sole, fonte di vita, che tu non possa mai vedere nulla di più grande della città di Roma». Rommel sembra dissentire. Tecnicamente, Rommel risponde al comando italiano, ma sceglie di ignorare gli ordini, di limitarsi a difendere la Libia. Il suo obiettivo è vincere in Nord Africa, per la gloria dell'esercito tedesco e, naturalmente, per la sua gloria personale. È durante l'inseguimento, quando il nemico battuto è ancora scoraggiato e disorganizzato, che si catturano più prigionieri e più bottino. Per prendere il Cairo e il canale di Suez, Rommel deve attraversare 1200 chilometri di Sahara settentrionale. Il paesaggio è incredibilmente ostile. È arido, praticamente non c'è acqua. Le truppe sono quasi sempre disidratate. È un ambiente molto difficile, caldo di giorno e gelido di notte. Il deserto sfida i limiti di qualsiasi esercito e delle sue linee di rifornimento. E l'esercito che difende le posizioni britanniche sulla costa è una forza assemblata in gran fretta. L'unico modo in cui i britannici possono reggere il confronto con le forze dell'asse è pescare a piene mani dalle risorse dell'impero, colonie, dominion e alleati. I carristi inglesi vengono raggiunti da grosse divisioni di fanteria provenienti da Australia, Sudafrica e Nuova Zelanda, che include un battaglione di soldati maori. La quarta divisione indiana comprende una sezione di polizia militare in motocicletta. Queste forze eterogenee concorrono a dar vita all'ottava armata britannica, ma all'inizio faticano a cooperare in modo efficace. L'ottava armata è divisa tra il combattere contro l'asse in Africa e il contribuire alle campagne britanniche su altri fronti. Non riesce a concentrare le forze in modo efficace e a far cooperare tra loro le sue componenti. Rommel la colpisce a freddo. Nel marzo del 1941, la Panzerarme Africa discende dalle dune e attacca il campo inglese di El Agheila. I veicoli danneggiati vengono abbandonati nella precipitosa ritirata inglese. A fine giornata, Rommel ispeziona la città catturata, ma pensa già all'obiettivo successivo. Rommel dispone di una piccola forza, una divisione, forse una divisione e mezza, ma proprio per questo può manovrare in modi che gli inglesi non possono eguagliare e che, in realtà, neanche comprendono. I veicoli inglesi sono vecchi e logori. Sotto pressione finiscono per guastarsi e una ritirata organizzata si trasforma in una fuga scomposta. Sembrava che tutti facessero il possibile per mettere la maggior distanza tra loro stessi e il nemico. Tutti puntavano dritti all'Egitto. Il successo fa di Rommel un eroe in patria. Le immagini girate nel deserto diventano il pezzo forte della rivista settimanale tedesca, un cinegiornale di propaganda mostrato in tutti i cinema del Reich. Per un pubblico abbattuto dalle immagini del fronte orientale, l'avanzata in Africa rappresenta una nuova iniezione di fiducia. Front Nordafrika, Panzerkampfwagen des Deutschen Afrikakorps. Rommel è sempre sullo schermo, mentre ispeziona veicoli distrutti e territori conquistati. Gioca con la cinepresa. Gli occhiali protettivi trovati in un veicolo inglese diventano il suo marchio di fabbrica. I
politici né giornali lo battezzano Der Wüstenfuchs, la volpe del deserto. Il morale tra i tedeschi è alto. Nel tempo libero mettono su una specie di parco dei divertimenti completo di ring, giostre e prove di forza. Un camaleonte regala consigli sul mimetismo e perfino una tartaruga aderisce alla causa nazista. Il deserto è un ambiente del tutto alieno per la Wehrmacht. I soldati tedeschi non hanno mai combattuto su un terreno simile e a quelle temperature. Il loro addestramento è studiato per la guerra in Europa. Il caldo è tale da permettere di friggere le uova sui panzer. E c'è poco tempo per dormire, visti i ritmi dell'avanzata. Ogni notte ci sentivamo completamente sfiniti. Avevamo un solo pensiero, arrivare al Cairo. Non volevamo altro. L'immagine creata dai cinegiornali non è completamente forzata. Le truppe di Rommel stanno davvero inseguendo l'esercito britannico attraverso il deserto verso l'Egitto. A soli 130 chilometri dal confine, la città portuale di Tobruk è ormai l'ultimo baluardo alleato in Libia. Rommel la circonda e dà inizio all'assedio. 36.000 soldati australiani rimangono a difendere il porto. L'operatore inglese Terry Ashwood è al loro seguito. Ho sempre fatto in modo di portarmi dietro una cinepresa. L'assedio di Tobruk ha fornito le immagini migliori della guerra nel deserto. La città è già passata di mano una volta e le cicatrici sono ben visibili. Gli australiani si proteggono in grotte e nascondigli sotterranei. Si fanno chiamare Ratti di Tobruk e pubblicano perfino un giornale per tenere alto lo spirito. I difensori australiani di Tobruk sviluppano una mentalità aggressiva, uscendo allo scoperto per pattugliare la terra di nessuno. Dimostrano di essere capaci di affrontare le limitazioni dell'assedio e disposti a innovare, riadattando l'artiglieria italiana e usandola contro il nemico. L'innovazione nasce dalle necessità. I cannoni catturati agli italiani hanno perso il mirino, quindi viene usato un palo come dispositivo di puntamento. Diversi edifici vengono riadattati in modo da fornire luoghi di preghiera per diverse confessioni. I ratti diventano una spina nel fianco per Rommel. Lui vorrebbe correre in Egitto, ma ha bisogno del porto di Tobruk per rifornire i suoi panzer. Rommel è un maestro delle manovre in campo aperto, ma se riesci in qualche modo a bloccarlo, a fermare la guerra di movimento, lo privi della sua arma migliore. L'assedio dura più di un anno. Ma nel giugno del 1942 Rommel riceve dei rinforzi e riesce finalmente ad aprire una breccia nelle difese. I nazisti catturano 32.000 soldati, in gran parte sudafricani, giunti a dare supporto agli australiani. La propaganda tedesca registra il momento della resa del comandante della guarnigione, il maggiore generale Klopper. Grazie ai rifornimenti che arrivano in porto, gli Afrika Korps si appentano sul confine egiziano. Nello stesso giorno, alla Casa Bianca, il primo ministro britannico Winston Churchill incontra il presidente Roosevelt. Mentre le truppe americane sfilano sulla Fifth Avenue di New York, i due progettano il primo intervento a stelle e strisce nella guerra in Europa. Una massiccia invasione del Nord Africa. Ma il timore è che l'Egitto cada prima che la mobilitazione possa partire. Per prendere tempo, Roosevelt accetta di inviare in Africa alcuni carri e pezzi di artiglieria semovente. Ammesso che gli inglesi resistano abbastanza a lungo da farli arrivare. Dopo aver preso Tobruk, Rommel viene promosso a feldmaresciallo e incaricato del pieno comando di tutti i 100.000 soldati dell'asse in Nord Africa. Mentre entra in Egitto, la Wehrmacht punta direttamente sul Cairo. Se ci arriverà, riuscirà a controllare tutto il Nord Africa e il canale di Suez. I civili britannici della città, allarmati dalle notizie provenienti dal confine, iniziano un'evacuazione di massa. La scrittrice Olivia Manning descrive la scena.
Quando abbiamo raggiunto la stazione, siamo rimasti sorpresi dal caos. Il treno era pieno di fuggitivi europei. I portantini egiziani contribuivano all'agitazione, gridando: «I tedeschi arrivano, dovete andare!» Dopo 50 anni di occupazione britannica, molti egiziani considerano i tedeschi come dei liberatori. Ma per gli inglesi sono solo una minaccia che arriva a gran velocità dalla sabbia. E ora, anche dall'alto. Immagini girate dai membri del 27° stormo caccia della Luftwaffe mostrano macchinari intenti a ripulire il terreno per creare basi aeree e accogliere i velivoli in arrivo. Nelle prime fasi della campagna militare, la Luftwaffe riesce ad avere la meglio su un'aviazione inglese molto indebolita e a supportare le operazioni a terra. Nei cieli sopra il deserto, le cineprese montate sui Messerschmitt Bf 109 danno un'idea del vantaggio dei veloci caccia tedeschi. Pochi colpi diretti dei cannoni da 20 mm sono sufficienti ad abbattere i più lenti Hurricane inglesi. I cinegiornali cantano le gesta degli assi del volo tedeschi. Hans Joachim Marseille arriva dalla battaglia d'Inghilterra. Lì si è fatto una reputazione di pilota talentuoso, ma avventato, e di playboy. Rimane spesso a terra per essere troppo stanco per volare. Ma qui apprezza l'ascetismo della vita nel deserto e diventa un eroe per i ragazzini della gioventù hitleriana. È famoso per gli angoli di attacco estremi e per gettarsi direttamente in mezzo alle formazioni nemiche. Devi saper sparare da qualsiasi posizione, durante le virate, il rollio, a testa in giù. Solo allora puoi tuffarti in mezzo a una squadriglia nemica e farla saltare dall'interno. La coda del suo aereo viene decorata dopo il 100° abbattimento. La propaganda nazista lo chiama la Stella d'Africa, un esempio vivente del dominio tedesco nei cieli del deserto. A terra, l'ottava armata britannica si è ritirata in Egitto. La situazione richiede una visita personale del primo ministro. Recandosi in Egitto, Churchill vuole dimostrare di avere il pieno controllo della situazione, sia al pubblico inglese che soprattutto all'alleato americano. Churchill esige che Rommel venga sconfitto e che l'asse venga cacciato dall'Africa. Un'impresa complicata che richiede la presenza di un comandante di grande livello. La prima scelta di Churchill per il comando dell'ottava armata è il tenente generale William Strafer Gott, un veterano della guerra nel deserto. Ma durante il trasferimento il suo aereo viene abbattuto da un Messerschmitt e lui muore tra le fiamme. A corto di opzioni, Churchill accetta di nominare il tenente generale Bernard Montgomery. In una professione ricca di personalità esagerate, Montgomery non teme confronti. Perfino i suoi colleghi lo considerano arrogante, egocentrico e, in generale, un uomo profondamente sgradevole. Ma è anche un comandante di grande esperienza e attento a ogni dettaglio. Perché si decida a muovere, ogni particolare deve essere perfetto e non si muove se non è assolutamente certo del successo. Mentre rimette in sesto l'ottava armata, Montgomery è una presenza costante e ben visibile che si costruisce un'immagine simile a quella di Rommel. Al posto degli occhiali adotta un berretto nero da carrista per stabilire un legame con i suoi sottoposti. Quando voleva qualcosa la otteneva. Dopo il suo arrivo il morale è salito alle stelle. Sotto la guida di Montgomery, l'ottava armata inizia a riguadagnare terreno. L'avanzata di Rommel si ferma nei pressi della piccola stazione ferroviaria di El Alamein. Il nuovo fronte è a soli 240 km a ovest del Cairo. Il terreno della zona crea un imbuto naturale. A nord, il mare. A sud, una vasta, insuperabile distesa di paludi salate, chiamata Depressione di Kattara.
Al centro, un tratto di 40 chilometri di deserto roccioso che impone uno scontro tra tattiche. Rommel vuole tenere gli alleati sulla difensiva. Quando il primo tentativo di sfondare le linee inglesi a El Alamein fallisce, Rommel decide di asserragliarsi. Spera di riuscire a far arrivare in prima linea i rinforzi necessari per rilanciare l'offensiva. Tra luglio e ottobre, i genieri dell'asse creano una fortificazione profonda 5 chilometri, difesa da postazioni, mine e filo spinato. La chiamano i Giardini del Diavolo. È sorvegliata da formazioni di carri, pronti a reagire a qualsiasi sortita nemica. Se Montgomery vuole cacciare Rommel dal Nord Africa, la sua ottava armata dovrà aprirsi la strada attraverso questo inferno. L'ottava armata britannica e le divisioni corazzate tedesche e italiane si preparano all'imminente battaglia di El Alamein e risentono delle brutali condizioni ambientali. Il deserto nordafricano infierisce in modo profondo sulle condizioni dei veicoli, dell'equipaggiamento e delle armi, oltre a essere un ambiente proibitivo per il corpo umano. I soldati vengono investiti da grandi tempeste di sabbia, con venti che raggiungono i 150 km orari. Respiravamo a fatica attraverso fazzoletti premuti contro la faccia e allo stesso tempo grondavamo di sudore nel caldo insopportabile. Una volta passata una tempesta, arrivano le mosche della sabbia. Attirate da cibo, escrementi e cadaveri, sono una piaga implacabile. Le mosche contaminano il cibo e l'acqua e infettano anche la più piccola e insignificante delle ferite. Nonostante i cartelli che invitano a bollire l'acqua prima dell'uso, le malattie sono comuni. Lo stesso Rommel contrae la dissenteria e l'itterizia, che causa un'infezione epatica, calo della pressione e frequenti svenimenti. Il 22 settembre è costretto a tornare in Germania per recuperare. Appena Rommel lascia il deserto, arrivano gli aiuti per l'ottava armata britannica. Le immagini dei collaudi effettuati all'arsenale di Warren in Michigan mostrano le capacità del nuovo carro Sherman M4. La velocità massima di 40 km orari gli permette di star dietro ai panzer tedeschi e come loro dispone di una torretta che permette al cannone da 75 mm di sparare a 360 gradi. E la corazzatura è di 2,5 cm più spessa rispetto ai Panzer IV. Lo Sherman 4 è un carro medio ben progettato che combina una bocca di fuoco potente a buoni armamenti e velocità di manovra. Questo dà agli alleati un vantaggio decisivo nella guerra in Nord Africa. 318 carri armati e 100 semoventi Priest da 105 mm arrivano nel deserto. Una potenza di fuoco sufficiente a pareggiare i conti con i carri tedeschi. Montgomery inizia a progettare una massiccia offensiva. Prima, ha bisogno di ristabilire la supremazia aerea. La Desert Air Force si alza in volo. La Desert Air Force dispone di aerei vecchi e superati, ma in grandissima quantità. Si trovano davanti i velivoli tecnologicamente più avanzati, ma notevolmente inferiori nel numero. La legge dei numeri inizia a farsi sentire per la Luftwaffe. Hans Joachim Marseille perde peso. Quando perde due dei suoi amici più cari, inizia a soffrire di sonnambulismo e smette di parlare. Chiari segni di disordine da stress post-traumatico. Il 30 settembre il suo Messerschmitt ha problemi meccanici e inizia a picchiare. Marseille cerca di lanciarsi, ma sbaglia i calcoli. Sbatte contro la coda dell'aereo e piomba inerte a terra. Il suo corpo viene identificato solo dalle medaglie sull'uniforme. Una volta recuperato, gli italiani costruiscono un memoriale a piramide sul luogo del ritrovamento. Oggi ne rimane una replica. Ogni aereo perso dall'asse sposta gli equilibri delle forze in campo. Durante ottobre il loro numero cala da 770 a 350
e l'aviazione inglese inizia a prendere il sopravvento. Montgomery può lanciare la sua offensiva a El Alamein. Il nome in codice è Lightfoot, piede leggero. La fanteria guiderà l'attacco attraversando i campi minati e liberando la strada ai carri. L'operazione inizia con un esteso bombardamento d'artiglieria. I cannoni medi da 5 pollici e mezzo sparano proiettili da 45 kg a oltre 14 km di distanza. Mirano alle posizioni tedesche più lontane. Più vicini al fronte, diversi obici da 25 libbre aprono il fuoco a loro volta. I nuovi semoventi americani Priest si uniscono all'azione. L'intero orizzonte sembrava sputare al cielo una coltre di fiamme rosso sangue. Una gigantesca onda sonora ci martellava i timpani e ci attaccava le uniformi al petto. L'insistenza di Montgomery sulla comunicazione raggiunge il suo obiettivo. Tutti i primi 882 proiettili toccano terra esattamente nello stesso istante. Il cielo era rosso per il fuoco d'artiglieria. I proiettili ci fischiavano ed esplodevano attorno. Era orribile. Pensavamo che il mondo sarebbe finito quel giorno. Il bombardamento iniziale è particolarmente efficace. Distrugge i cannoni tedeschi e italiani, causa numerose vittime tra i soldati, taglia le linee di comunicazione e soprattutto ha un effetto profondo sul morale delle truppe. Sotto la copertura dell'artiglieria entrano in azione gli sminatori. Il nome piede leggero è più che appropriato. I fanti incaricati di liberare il terreno dalle mine devono muoversi con cautela. È uno dei lavori più snervanti della guerra. Alcuni sono abbastanza fortunati da avere metal detector, ma buona parte degli sminatori lavora con la baionetta. Migliaia di mine devono essere dissotterrate e disinnescate per aprire un passaggio abbastanza largo per i carri. Sfidando il fuoco nemico, gli artificieri lavorano senza sosta, sondando il terreno. Ci vuole fegato a stare in piedi quando tutti intorno si sdraiano a terra o corrono in avanti. Bersagliati dall'artiglieria, gli sminatori possono solo aprire passaggi molto stretti. Le file di carri avanzano, ma finiscono per esaurire lo spazio, fino a bloccarsi. I cingoli sollevano nuvole di polvere e intere colonne sbagliano direzione. Al sorgere del sole, l'artiglieria tedesca individua i veicoli alleati bloccati nella sabbia. All'improvviso si è scatenato l'inferno. Abbiamo visto i proiettili perforanti arrivare da tutte le parti. Poi sono arrivate le esplosioni dei carri che saltavano in aria tra le fiamme. Montgomery non ha problemi ad accettare perdite tra i propri soldati nel corso dell'operazione. Sa di doversi aprire la strada a forza nelle linee italo-tedesche e per farlo è disposto a pagare qualsiasi prezzo in termini di vite umane. La battaglia infuria lungo tutti i 40 km del fronte. L'ottava armata infligge pesanti perdite, ma la Panzerarme Africa non perde molto terreno. L'esito non è affatto scontato. La sera del 25 ottobre, un riposato Erwin Rommel torna in Nord Africa e prende immediatamente il comando delle operazioni. La Volpe del Deserto prepara i suoi Panzer al contrattacco. Rommel dispone di oltre 100.000 uomini e 500 carri armati. Ma sono sotto pressione e consumano grandi quantità di cibo e carburante. Tutto ciò che Rommel fa a El Alamein è dettato dalla logistica. Ogni proiettile, ogni bottiglia d'acqua, ogni paio di calzini deve essere inviato in nave dall'Europa al Nord Africa e poi in camion fino al fronte. I rifornimenti limitano il raggio di azione dei tedeschi. Soprattutto per il carburante. I carri e i camion che li riforniscono ne consumano 250.000 litri al giorno. Non potendosi nascondere da nessuna parte, le linee di rifornimento sono facili bersagli per l'aviazione britannica. Le cineprese montate sui cacciapesanti e Bowfighter inquadrano un convoglio dell'asse mentre viene attaccato a distanza ravvicinata.
I convogli temono soprattutto i cacciabombardieri in partenza da una piccola colonia britannica che ancora resiste al centro del Mediterraneo. Malta. Malta fornisce agli alleati una base nel cuore del Mediterraneo. Qualcuno la paragona a una portaerei inaffondabile, da cui partono raid contro i convogli che cercano di rifornire le forze dell'asse in Africa. Nel 1942, la Luftwaffe inizia quindi una campagna di annientamento dell'isola. La bombarda per 154 giorni consecutivi. 6.700 tonnellate di bombe cadono solo sull'area del porto. I 250.000 maltesi resistono con determinazione, ma a fatica. Non c'era niente da mangiare. Avevamo sempre fame. Le cucine comunitarie ci aiutavano, ma la fame non passava mai. In estate, l'isola ha quasi esaurito cibo, carburante e munizioni. I tedeschi stendono un progetto di invasione. Se Malta cadrà, Rommel potrà aumentare le sue forze senza alcun ostacolo. Il governo britannico organizza un audace piano di soccorso. L'operazione Pedestal. 14 navi cargo, cariche di rifornimenti, entrano nel Mediterraneo. Al centro della flotta c'è la Ohio, la più grande nave cisterna americana finora costruita, che trasporta 170.000 barili di carburante per gli aerei dislocati sull'isola. A protezione del prezioso carico navigano due corazzate, tre portaerei e poi incrociatori, caccia e sottomarini. È la più grande scorta navale vista finora nella guerra. I tedeschi prendono nota. Le cineprese filmano dalle navi gli aerei dell'asse che attaccano la flotta e le squadre antiaeree che si affrettano a rispondere al fuoco. I caccia inglesi lanciano bombe di profondità per tenere alla larga i sottomarini tedeschi. Proiettili traccianti illuminano il cielo al tramonto, mentre la marina britannica continua a martellare i bombardieri nemici. La Ohio è al centro degli attacchi più intensi. Il corrispondente di guerra Anthony Kimmins è a bordo. È stato il più incredibile esempio di perseveranza contro ogni probabilità. Una sola di quelle centinaia di bombe avrebbe potuto farci saltare in aria. Gli alleati subiscono pesanti perdite. Oltre 500 tra marinai e avieri perdono la vita. 9 dei 14 cargo vengono distrutti. Ma alla fine, il resto del convoglio arriva a Malta. Soprattutto, ci arriva anche la Ohio, anche se a malapena. La grande petroliera è stata colpita da un siluro ed è danneggiata così gravemente da dover essere rimorchiata. Non navigherà mai più. I portuali maltesi scaricano freneticamente il carburante dalla nave malridotta. L'aviazione britannica potrà così continuare a seminare il terrore tra i convogli di rifornimento dell'asse. Nel corso della campagna, un terzo dei cargo tedeschi finirà in fondo al mare. È un grosso problema per Rommel. Nel deserto, i crescenti problemi di approvvigionamento rendono difficile per Rommel una reazione ad El Alamein. Alla fine di ottobre, la sua Panzerarme è ridotta a meno di 300 carri funzionanti. Montgomery sa che se potesse attirarli in campo aperto e spazzarli via, la posizione del nemico diventerebbe insostenibile. Lancia quindi una vasta offensiva. L'operazione Supercharge verrà guidata dalla fanteria neozelandese e britannica.
cercheranno di aprire un passaggio per due ulteriori ondate di carri e semoventi. Sarà la più grande concentrazione di forze sul campo mai vista finora in Nord Africa. All'una del mattino, centinaia di soldati inglesi partono all'attacco. Abbiamo sentito gli schianti dei proiettili d'artiglieria, inframmezzati dal violento fuoco di mitragliatrice proveniente da entrambe le parti. Ogni tanto arrivava anche l'esplosione di una bomba a mano in una trincea. Il campo di battaglia diventa un inferno di fumo denso e sabbia in sospensione che nasconde le posizioni dell'asse. I giardini del diavolo si dimostrano all'altezza del loro nome. Il fianco destro dell'avanzata neozelandese è affidato al 28° battaglione Maori. Immagini da poco restaurate mostrano questi soldati ancora in patria mentre si preparano a partire per la guerra. Discendenti dei popoli polinesiani che hanno colonizzato la Nuova Zelanda 600 anni fa, i Maori mostrano orgogliosamente alla cinepresa la loro cultura caratteristica. Si esibiscono nella haka, una danza di guerra eseguita all'incontro fra diverse tribù. Espressioni facciali intimidatorie e l'esibizione di armi e tecniche di combattimento indicano che il gruppo è pronto alla guerra. Verrà messa alla prova nell'operazione Supercharge. Ho sentito qualcuno chiamarmi per nome, era gravemente ferito. Ma non potevo fermarmi e ho tirato avanti. In quell'istante un proiettile ha colpito il calcio del mio fucile. Il 28° battaglione Maori perde più di 100 uomini. Ma regge sul fianco destro. La fanteria apre un largo passaggio nelle difese dell'asse. Ma più indietro, una formidabile linea di artiglieria e cannoni anticarro rimane intatta. Ci vorrà qualcosa di più pesante per superarla. 94 carri Sherman e Grant della 9ª Brigata Corazzata Britannica si lanciano nello spazio aperto. Privi di copertura, vengono falciati dai cannoni tedeschi. Le perdite aumentano, ma Montgomery non guarda più indietro. Invia oltre 100 carri della prima divisione corazzata nel cuore della battaglia. Nello stesso momento, gli ultimi carri tedeschi e italiani partono al contrattacco. El Alamein diventa uno scontro totale tra mezzi corazzati. Il capitano Kit Douglas vive la battaglia dall'interno di un carro Crusader. La torretta era piena di gas e fumo. Il pavimento era coperto di bossoli. Tossivo e sudavo. La paura aveva lasciato il posto all'esaltazione. Il fuoco nemico è cresciuto di intensità. Mi sono piegato nella torretta aspettando lo schianto che avrebbe significato la nostra fine. È una battaglia durissima e gli inglesi subiscono perdite pesantissime. Ma ai tedeschi va ancora peggio. Le forze corazzate tedesche vengono decimate dall'operazione Supercharge. Carri in fiamme dominano il paesaggio. La Panzerarme Africa contava 500 mezzi all'inizio dell'offensiva. Ne rimangono solo 35. Montgomery sa che la vittoria è ormai vicina. Ventiquattro ore dopo l'inizio dell'operazione Supercharge, l'ottava armata britannica fa partire nuovi attacchi lungo tutto il fronte. Ormai privati del supporto dei carri, i difensori dei giardini dell'inferno iniziano a cedere. Alla fine, a Rommel vengono a mancare i mezzi e i numeri per mantenere la posizione. Il fronte inizia a crollare e Rommel non ha più scelta. Ordina la ritirata. Rommel sa che se vuole avere ancora una possibilità di resistere in Nord Africa, deve cedere El Alamein e arretrare in Libia per accorciare le linee di rifornimento e ricostituire le proprie forze. Gli inglesi si lanciano all'inseguimento e l'operatore Terry Ashwood rimane nel cuore dell'azione, riprendendo dal tetto di un camion mentre i proiettili gli cadono intorno. Girare sotto le bombe non è piacevole. Così, quando vedrete queste immagini,
Ricordate il povero cameraman che cerca di filmare e allo stesso tempo di salvarsi la pelle. Queste rare immagini mostrano la resa di un alto ufficiale tedesco. Il generale Ritter von Thoma è uno dei più esperti comandanti di carri nell'esercito tedesco. È stato catturato mentre tentava una disperata azione in retroguardia per proteggere la ritirata di Rommel. Montgomery lo invita a cena la sera stessa per discutere della battaglia. La sua preparazione era incredibile. Montgomery ne sapeva quanto me sulle nostre manovre. Ma a parte von Thoma, gli inglesi non riescono a catturare altri comandanti tedeschi in fuga. Lo sfondamento decisivo coglie di sorpresa la stessa ottava armata, che è quindi molto lenta ad approfittarne. Montgomery vuole essere assolutamente certo di aver vinto la battaglia prima di lanciarsi all'inseguimento di tedeschi e italiani. La volpe del deserto sfugge alla cattura, ma il Nord Africa è diventato una trappola. 3.000 chilometri a ovest, i piani stesi 5 mesi prima da Churchill e Roosevelt danno i loro frutti. L'operazione Torch, una gigantesca forza di invasione anglo-americana comandata dal generale Dwight Eisenhower, si avvicina all'Africa nord-occidentale. In scene che presagiscono quelle del D-Day, la fanteria americana salta giù dai mezzi da sbarco e i paracadutisti si lanciano in massa dai C-47. Il loro obiettivo è ottenere il totale controllo del Nord Africa con la forza bruta. Il combattimento, violento, rapido, spietato, è l'unico mezzo per vincere. Bisogna essere duri e violenti. Nel tornare a ovest, Rommel ha un certo successo contro gli inesperti americani. Ma nonostante nuovi rinforzi dall'Italia, la sua armata si allunga troppo. Rommel e le forze dell'asse ora vengono attaccati da Montgomery a est e dalla nuova armata anglo-americana a ovest. Sono presi nel mezzo e pur continuando a combattere senza tregua, la loro campagna è terminata. Immagini girate dai corpi di comunicazione americani mostrano carri lì scontrarsi con i Panzer IV. Quando il nemico si dà alla fuga, rivela le bandiere con la svastica sul retro. Servivano a segnalare i Panzer agli aerei della Luftwaffe. Ora forniscono un utile bersaglio all'artiglieria britannica. Intrappolato tra due armate alleate, Rommel consiglia a Hitler di ordinare la ritirata definitiva. La richiesta viene rifiutata e Rommel fugge in aereo. Non tornerà più in Africa. Gli alleati danno la caccia a ciò che rimane delle sue forze. In totale, le potenze dell'asse perdono 400.000 uomini in Nord Africa. È una dura battuta d'arresto per lo sforzo bellico tedesco. Il grande sogno imperiale di Mussolini cade in pezzi. El Alamein è una virata a 180 gradi, dalla vittoria dell'asse alla vittoria alleata. Il resto della guerra vedrà solo vittorie anglo-americane. A Londra, Winston Churchill riflette sull'importanza degli eventi di El Alamein. This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. I cinegiornali celebrano la fermezza dell'azione di Montgomery e dimostrano che sconfiggere la Germania in battaglia è possibile. La liberazione dell'Europa non è più un sogno lontano.